fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Dottor Price, comandi. Lei che è un esperto in teoria e pratica della fiducia nelle relazioni umane, quanto conta davvero la fiducia? Tantissimo, signorina, tantissimo. Senza fiducia non si può costruire nessuna relazione degna di tale nome. Ma la fiducia è materia delicatissima. Basta una piccolissima incrinatura che si allarga sì, e... Sì. Infrangibile, eh? Io ho creduto che avessi una doppia vita, lo sai. Io? Una doppia vita, sì, che quando mi parlavi di andare a Uccelli invece andavi da lei e l'ho immaginato proprio nel dettaglio. Che imbecille che sono, che cretina. Ma dovresti conoscermi un pochetto adesso, no? Infatti. E allora? E allora tu non potresti fare del male a nessuno. Tu fai solo del bene. A tutti. Adriano è così. Lui non tollera l'ingiustizia e la sofferenza altrui. Credo sia il sentimento più forte che prova. Beh, non ha esitato un secondo a offrirsi di sposarmi per tirarmi fuori da una situazione penosa. E anche con Monica credo sia così. Lui non vede la donna, lui vede il caso umano, capisci? Vedova, con un filo in arrivo, la pelle a buccia d'arancia. Sta peggio di come stavo io. Penso che questo ambrogino d'oro se lo meriti proprio. Oh. Andiamo a casa? Andiamo a casa. Andiamo. Sì. Bene, chiarissimo. A questo punto ringraziamo il dottor Fry. Esaustivo, come sempre. Come non è finito? Abbiamo mia mamma a cena. Per piacere, non farla tanto lunga. La fiducia è un moto istintivo che si regge su percezioni anche inconsapevoli. Un atteggiamento aperto, schietto, comunicativo dell'altro può contribuire ad abbattere steccati di diffidenza ritenuti addirittura insormontabili. Benissimo, finito, grazie. Adesso andiamo, Fries, che si sgonfia soufflé. Carla? Buonasera. E soprattutto mi chiedo se riuscirei a fidarti di lui. A non sospettare ogni volta che il suo telefono è staccato o fa tardi la sera, se sarei ancora capace di credergli. Laura! Ciao. Lo so, sono ridicolo, però in piscina mi hanno rubato i vestiti, allora io non volevo fare tardi. Ti vergogni di me? No, per niente. Te l'avevo detto, amico mio. Sì, te stesso. Allora mi rifaccio con il ristorante. È un posto strepitoso, vedrai. Dai, cioè, secondo me ti piacerà moltissimo. Ma no, ma t'avevo detto Annibale. No, Scipione. Annibale, porcaccia di quella miseriaccia. Ma non ne fai una giusta, non ne fai. Perché ho cambiato idea 100 volte. Io prenoto e sprenoto, alla fine mi sono confuso. Volevo che fosse indimenticabile. Beh, ci sei riuscito. Adesso ci metterò circa un mese per convincerti di nuovo ad uscire con me, per farmi perdonare l'uscita nella quale avrei dovuto supplicarti di perdonarmi nell'uscita. Devo stare attento a non sporcare la giacca del nonno di Merloni, ci tiene moltissimo. Senti Paolo, io avevo paura che non sarei mai più riuscita a non pensarti con... Ecco, invece no, stasera sto bene. Allora mi vestirò sempre così. E prenderemo sempre l'autobus e ti porterò sempre a mangiare i panini. Amore, io ti amo come non ho mai amato nessun altro e non smetterò mai di farlo. Excuse me, Piazza Navona? È lì.
is there, is behind the buildings. Come with me. Come with me. Where do you come from? California. California! Ah, do you know Dick Dick? Sogno California. Non conoscete? You don't sing a song? No? No. Look at me. Oddio, che mi succede? Perché mi dà fastidio se parla con le turiste? Non lo sopporto. Non mi fido più. Non mi fido più di lui. On right, okay? Thank you very nothing, much. Nothing at all. Thank you. Bye bye. Ciao. Mi piace moltissimo dare indicazioni ai turisti. Non mi fido più. Tutto a posto? Non mi fido. Sì. Io andrei, fa un po' freddo qua. Laura.